questo video che è risultato forse un po' triste e nostalgico e mi rammarico di questa cosa, mi dispiace, non vorrei portare cose negative sul canale, ma sentivo di doverlo fare. Hello! Benvenuti ad un nuovo episodio di Danza con Joe. Come state? Spero tutto bene. La vostra danza come sta? La mia prosegue secondo le modalità che ci sono state concesse. Sembrava impossibile, ma ce l'abbiamo fatta, semicit. Oggi sono qua per parlarvi, in maniera un po' nostalgica forse, delle 5 cose che mi mancano di più della danza nella vita normale, che è molto diversa dal mio punto di vista rispetto alla danza che stiamo vivendo in questo momento, tra quattro mura non adeguate, diciamo, ad una lezione vera e propria. Ho deciso di selezionare 5 cose che effettivamente in questo momento io non posso avere. La prima cosa che mi manca, e mi manca tantissimo perché è la mia parte preferita della lezione, come penso quella di molti di voi, sono i grandi salti, i grandi giri, insomma i virtuosismi e i manège, insomma tutti quegli esercizi che richiedono un grande spazio, quindi anche le diagonali piuttosto che le coreografie stesse che sì, si possono fare all'interno di una stanza, ma determinate coreografie è più bello farle con uno spazio molto ampio. Tra l'altro i grandi salti e i grandi giri, i virtuosismi sono sempre stati un po' il mio cavallo di battaglia e adesso faccio molta fatica ad eseguirle, anzi, molte cose non riesco proprio ad eseguirle nel mio salottino minuscolo mentre faccio lezione attraverso le piattaforme per fare video lezione. La seconda cosa vi suonerà un po' inquietante e un po' strana. Una cosa che mi manca tantissimo è toccare. Questo mi manca molto di più da insegnante che non da allieva. Mi manca poter toccare i miei allievi, loro lo sanno che io comunico molto attraverso il corpo, anche attraverso le parole. Ritengo di essere abbastanza brava a passare un concetto, ma sicuramente mai come toccando e spiegando col corpo quello che i miei allievi devono fare. In più ci sono delle cose divertenti che mi manca fare, come per esempio spostare le persone fisicamente per fargli cambiare posizione, piuttosto che prendergli una parte del corpo, fargli sentire il muscolo che devono correggere, fargli percepire una sensazione attraverso il tatto. È una cosa che mi manca veramente tanto e quella purtroppo sarà una delle cose che non si potranno riottenere tanto presto. Per i miei allievi, magari per alcuni versi può essere una cosa fastidiosa, ma a me manca tantissimo. Un'altra cosa che mi manca, che comunque sto sfruttando, ma mi manca veramente tanto per una serie di motivi che vi andrò a spiegare, è avere una sbarra vera. La sbarra vera sicuramente è l'attrezzo più utile per un ballerino per riuscire a stare allineato, tant'è che adesso, come vi avevo già detto, ho dei problemi alla spalla e alla schiena perché io di base ho una postura corretta, tendo ad avere una spalla più alta dell'altra e cerco sempre di correggermi il più possibile. Senza una sbarra adeguata, con una sbarra improvvisata con lo schienale del divano, è, non dico impossibile, però molto difficile lavorare sulla postura e sull'allineamento appunto del corpo. In più, la sbarra, fin da quando la tocchi per la prima volta, diventa un po' un caposaldo all'interno della lezione. L'importante è avere quella sbarra, ancora meglio quel punto della sbarra che conosci tanto bene, e non aggrapparti, però sentire che è lì, sentire che ok, adesso inizia la lezione. È una sorta di concetto, non è proprio l'oggetto fisico che mi manca, ma l'oggetto fisico sì, per i motivi sopracitati, ma soprattutto il concetto di sbarra, il fatto che una volta che tocchi la sbarra, inizia la lezione. Una cosa che mi manca immensamente, e credo che sarà la prima e unica volta che lo dirò nella vita, almeno spero, è il periodo saggio, di cui ogni anno io mi lamento perché è estremamente stressante. Inizia a inizio maggio, quindi in questo periodo, e finisce con il saggio, tra lacrime, saluti, baci, emozioni e via dicendo. Non è solo il saggio quindi che mi manca, chiaramente mi manca poter lavorare ad uno spettacolo, quella è la parte più bella di tutto l'anno secondo me. Mi manca il fatto di poterlo fare appunto, dato che comunque penso che i teatri saranno gli ultimi ad aprire in questo periodo di quarantena, sempre con le dovute precauzioni. Mi manca proprio il periodo che precede il saggio, quindi inizio maggio già si vede il teatro pieno attraverso la piantina della platea del teatro, gli allievi che oramai le coreografie le hanno imparate, che non ce la fanno più ad eseguire
eseguirle perché gliele hai fatte ripetere 45.000 volte, e però continuano ad eseguirle perché vogliono, come te, non deluderti e vogliono dare il meglio nella performance sul palcoscenico. Manca l'organizzare le prove generali, che coprono una settimana e più e ogni volta coinvolgono gruppi diversi, orari diversi, e ogni volta mi fa ammattire il fatto che tutti mi vengano a chiedere quando è il loro orario, quando gli è stato dato l'avviso con tutti gli orari precisi e minuziosi di tutte le prove, e ogni volta io sclero perché devo rispondere uno a uno a tutte queste persone che, giustamente, avendo tanti impegni durante la giornata, magari si dimenticano alcuni passaggi. Manca il fatto delle prove generali in generale, che comunque è un'occasione di ritrovare tutta la scuola riunita insieme in uno stesso posto. Senti proprio il calore di una famiglia, senti l'aiuto delle altre persone, senti lo sclero anche di fine anno, quando i ragazzi hanno già molte ansie per la scuola, perché comunque è periodo anche di verifiche, interrogazioni degli ultimi voti che definiranno poi la loro pagella. In più si aggiunge anche l'ansia d'assaggio, che comunque è un'ansia positiva perché alla fine ti porta ad un risultato molto bello di cui sei soddisfatto. Succedono anche gli incidenti di spettacolo, cose memorabili magari. A me una volta è partito un ventaglio così, e questa sarà una cosa memorabile che mi ricorderò per sempre. Le cose da saggio sono quelle che veramente ti ricordi per sempre, come quando cadi, come quando sbagli un costume, magari entri in ritardo in una coreografia. Sono cose che succedono ma che ti rimarranno per sempre in un modo o nell'altro. Il periodo saggio significa anche, ripeto, fare gruppo, vedere tutto il lavoro che hai fatto durante l'anno prendere corpo, vedere il progresso, vedere la famiglia che hai unito insieme, dal più piccolo al più grande, è molto bello. È il momento dell'anno che mi fa più sclerare, che una volta finito il saggio dico ok, basta, adesso per 3 giorni non voglio sentir parlare di danza, ma in questo momento io pagherei oro per riavere tutta quell'ansia e quello stress. Davvero, in questo momento rivorrei tutto, anche la cosa che mi fa arrabbiare di più, mi manca proprio come l'aria. È un po' un traguardo che adesso mi manca di avere per poter dire ok, è finito un altro anno, adesso si lavora per il prossimo. L'ultima cosa che mi manca, può sembrare anche questa un po' strana, ma è il momento pre-lezione. Facendo le lezioni online non si ha modo comunque di socializzare ovviamente con i propri compagni e con i propri allievi. Prima della lezione, prima della prima lezione della giornata, io tendo a chiudermi in aula o comunque nel mio studio, ripassarmi le coreografie, sistemarmi le mie cose nel mio spazio, con la mia musica, con i miei oggetti di riferimento. Tra una lezione e l'altra c'è sempre il momento dei saluti, come stai, come non stai, hai ripassato, cosa hai fatto oggi a scuola, insomma, momento social. Finite le lezioni mie da insegnante, che sta per iniziare la mia lezione da allieva, c'è sempre quel momento in cui ci si ritrova magari in segreteria tutti insieme, tra compagni si chiacchiera, si parla, si scherza, si fanno le foto in aula. Quella è una cosa che mi manca tanto, può sembrare assurdo ma mi manca tanto, perché sembra che con questa cosa delle video lezioni si sia perso un po' il modo di socializzare. La danza, la scuola di danza non è solamente vado lì e imparo, cerchiamo sempre di far presente che non bisogna curarsi degli altri, bisogna curarsi del proprio percorso, ma quando si tratta di momenti nel quale la danza fondamentalmente c'entra fino a un certo punto, è molto importante parlare con gli altri e socializzare con loro, condividere delle cose, condividere dei gossip anche. Manca tanto, perché per quanto io all'interno della scuola sia una sorta di autorità, mi piace molto anche solamente guardare, per dire, gli allievi, anche le più grandi, che magari si fanno i fatti loro, guardarle mentre chiacchierano, scherzano tra di loro, si spiegano le cose, si ripassano, è una cosa che con le video lezioni non si può fare, perché sulle video lezioni sei tutti lì insieme, ognuno è da solo. È come prendere tante bolle di sapone e metterle insieme, non diventeranno mai un'unica bolla. Si aggregheranno ma non saranno mai unite. Io rivoglio quell'unica bolla, tutto quello che ho nominato io lo rivoglio. Potrebbero essere ancora di più le cose che mi mancano. Fortunatamente con questa modalità non si è perso completamente tutto, io ne sono molto grata. Nonostante sia difficile, comunque abbiamo tanto da condividere, si può ancora fare, non è
difficilissimo farlo, è difficile, non difficilissimo. Ed è comunque bello poter vedere quotidianamente, avere quell'appuntamento con il tal gruppo, con le tal persone, comunque tutti i giorni, ma sono tante, tante le cose che mancano e che per me, persona fisica, sono fondamentali in una passione grande come quella che ho per la danza. Mi sto emozionando. Le vostre quali sono? Quali sono le vostre 5 cose o più che vi mancano di più della danza? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e sostenermi. Spero che questo video non vi abbia annoiato e che anzi vi sia piaciuto e nel caso lasciatemi un pollicino in su sulla fiducia o comunque appunto sul gradimento. Se invece vi piace il mio canale, il mio format, i video che faccio, iscrivetevi a questo canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo Danza con Jo lunedì 18 maggio, mentre il prossimo video sarà tra 2 giorni e sarà un tag in collaborazione con il canale di Andre iRead. Sarà un tag molto divertente da non perdere. Ci vediamo con il prossimo video. Un bacione. Ciao e buona danza!